Amici, ma buonasera cari miei. Allora, microfono, tavolo, test, prova, test, molto vicino, molto alto, troppo forse alto, ragazzi. Buonasera a tutti, ragazzi. Allora, siamo tornati in quel di This World of Mine, così, contro ogni aspettativa, perché era una di quelle giornate in cui invece forse avrei voluto giocare a Fallout, ma oggi ho poco tempo. Quindi mi serve qualche cosa che si possa fare in tutta scioltezza, in tutta maestria. Quindi, cerchiamo di finire This World of Mine. Non so se si riesce, insomma, non so se riuscirò. Comunque, vediamo un po' dove eravamo rimasti. Eravamo rimasti che, cioè, questa situazione... abitiamo dentro a un museo. Siamo, diciamo, dei art keeper. Così. Cioè... proteggiamo l'arte di Pogoren durante, cioè gli oggetti d'arte di Pogoren durante questa guerra civile. Cerchiamo di proteggere queste arti perché devono sopravvivere alla guerra. Cioè, se vengono distrutti non ci sarà più, probabilmente dopo la guerra, nessuna più una prova dell'esistenza di una cultura di Pogoren. Quindi noi dobbiamo fare questo. Ma ovviamente ci sono delle scelte etiche da fare. Cioè, alcune persone tra banditi, oppure persone che invece sono proprio hanno proprio bisogno di una mano, ti chiedono questi pezzi d'arte. Sì, anche possibilmente anche per accendere un fuoco, nel senso potrebbero pure volerli sacrificare per accendere un fuoco. Quindi... ci sono delle scelte etiche da fare. Che succede? Che noi siamo stati ospitati presso questo museo pieno di opere d'arte. Io guido come principale personaggio una ragazza e un tizio che è stato trovato da questa ragazza, un altro ragazzo sostanzialmente. Veniamo ospitati in questo museo dove ci sono altri due uomini, altri due persone, un uomo e una donna, che gestiscono il museo. La donna è scomparsa, era andata in cerca di un furgone per caricare tutte le merci che stavano nel museo, perché il museo sta crollando, dobbiamo cambiare di nuovo casa. Questa donna non si trova più, è scomparsa da giorni, ma adesso che ricordo, l'ultima volta che ho giocato, praticamente ho fatto un raid presso un campo militare, uccidendo tutti i nemici, uccidendo tutti i soldati del colonnello, proprio brutalmente, questa ragazza che è fortissima. Brutalmente ammazzati tutti, dopo una lezione, ammazzati tutti i militari, aggredendo in maniera molto sneaky, così, ammazzati tutti, e quindi adesso questi non ci potranno più minacciare. E probabilmente mentre facevo questo raid durante la notte a questo campo militare, si sente una sirena
di un prigioniero dei militari che scappa. Probabilmente, io penso, è la donna, questa donna che non è più tornata, è andata in cerca del furgone e non è più tornata. Secondo me è stata lei, cioè che è riuscita a scappare. In ogni caso, io ho ucciso tutti i militari, quindi non dovrebbe essere più una minaccia, salvo che però purtroppo il gioco è particolarmente su binari, è abbastanza su binari, quindi io non credo che questo mio botta di così di follia servirà a migliorare la mia posizione. Probabilmente comunque esisteranno dei militari che potrebbero venirmi a fare la pelle, però sta di fatto che questo mio raid al campo militare mi ha fruttato un sacco di armi, un sacco di medicine, un sacco di cibo con quale possiamo difenderci come si deve contro sto cazzarola di colonnello. Proseguiamo, vediamo dove, come proprio effettivamente dove eravamo rimasti. Vediamo, dice. Purtroppo oggi abbiamo fino alle... Ah, fa ancora freddo, fa ancora neve, questo è male. Allora, sembra che Ruben si... Ruben, mamma mia, è veramente... Ah, ragazzi, per dirvi, è veramente comunque... Ruben è veramente... Mamma mia, cioè... Debolissimo. Allora, Anya comunque ha fatto tardi, cioè quindi non è ancora tornata stamattina. Cioè, è l'alba e non è ancora tornata, ma sta bene. Ricordo, sta bene, perché per luttare tutti i militari mi ero attardato. Però che cosa ho rimediato? Cosa abbiamo rimediato? 5 fucili d'assalto e 47 proiettili. Boom! Ho proprio saccheggiato tutti i militari. Allora, Zoran ha fame. Questo sta male, leggermente malato. Eccola qua. Questa che cazzarola è? Lei? Allora, c'è qualcuno alla porta? Ho bisogno di dirti una cosa. Vai! Apriamo la porta. Chi è questa qua? Possiamo parlare per bacco? Allora, vediamo un po'. Sono Maria, vengo per conto di Milena. Chi cazzo? Sta bene, stavo iniziando per... Ok, Milena, sì. È viva, ma è stata catturata da Milena. No, non è vero. La tengono vigile in un deposito militare. È appena scappata. Cosa è successo? I soldati l'hanno sorpresa a rubare le carte di salvacondotto per un carico. Povera donna, mi ha detto che state facendo e il motivo per cui aveva bisogno di quelle carte. Molto bene. Stavo cercando il modo per portarci in salvo insieme alla collezione. Come sei riuscita... Sei riuscita a parlarle? Sai come metterti di nuovo in contatto con lei? Lavoro in quel deposito come cuoca. Preparo da mangiare per i soldati che sono a distanza lì, ma sono morti. Quando ho visto che picchiavano in prigione Milena, ho provato a fare di avere del cibo di nascosto. Mi dispiaceva troppo per lei, quindi ho accettato di portarvi una lettera da parte sua. Grazie, hai corso un rischio enorme venendo qui. Troveremo una soluzione. Ti prego, diglielo se ne hai la possibilità. Allora, la lettera è: se state leggendo questa lettera, probabilmente saprete già che sono stata catturata dai militari. Stavo tentando di rubare dei documenti di trasporto per sgombrare in sicurezza la collezione del museo. Ora quella possibilità è perduta per sempre. Maria, donna gentilissima, mi sta aiutando, portandomi un po' di cibo in cella, e ha persino accettato di portarvi questa lettera. Vi prego, non perdete le speranze, dovete mettere al sicuro quello che è rimasto e trovare un modo di portare via dal museo i pezzi della collezione. La nostra missione è completamente nelle vostre mani ormai. E che problema, tanto era inutile Milena, era completamente inutile. Bio! Povera Milena, ha fatto tutto quello che poteva per salvaguardare la collezione. Ha sacrificato moltissimo e ora potrebbe pagare il prezzo più di tutti, più alto di tutti. Dobbiamo aiutarla. È morta. Cioè, no, è scappata. È tranquillamente scappata. Proprio... Allora, vediamo un po' quali task ci sono da fare. Intanto questo è stanco e malato. Io direi, andiamolo a dormire. Allora. Le notizie su Milena mi riempiono di cuore di dolore. Deve sapere che non la lasceremo sola. Se potesse andrei subito a salvarla io stesso, ma sono senza forze. Grazie al cielo non sono solo, quindi per lei c'è ancora speranza. Tutto a posto, ho già risolto, ragazzi, già risolto, non vi preoccupate. Allora, tutto fatto, tutto superato, tutto. Allora, trovo un modo di mettere al sicuro la collezione del museo. A posto, soccorri Milena. A woman and Maria Christina Musette, da... Ok. Molto bene, allora, questo ha fame, ma sta bene così. 6 gradi, però non è affatto perfetta. Vediamo un po' se possiamo aggiungere del... Senti, ma le cose a opera d'arte sono tutte al sicuro, giusto? Sono tutte al sicuro? Vediamo subito. 4, 5 e 6. Non ho abbastanza carburaltle. Allora, questo ha fame, facciamogli mangiare un attimo, perché... Ah, facciamolo mangiare, facciamo prendere un po' di medicinali. Oh... Anya è andata a cercare provviste e ha riportato delle cose interessanti. Per bacco, pure il cibo. Anya, finalmente sei tornata. Mo ti fai una bella riposata. E poi domani torniamo a... Torniamo lì al... Allora, tu così. Poi vatti a mangiare sta roba.
E basta, e poi te ne vai. Questa come sta, scusa? Ha fame e stanca, molto bene. Bio. Una donna di nome Maria ci ha portato le novità su Milena. È stata catturata da alcuni soldati e al momento è tenuta in prigionia. Non devo simulare. Devo sa, già fare qualcosa. Va bene. Te ne vai a dormire. Te ne vai a dormire qua. Tu te ne vai a letto. Tu, caro il mio ignorante, fai da mangiare. Quindi tutto sommato potremmo anche rimanere su questo, in questo luogo di merda, francamente. Quindi non abbiamo nulla per. Abbiamo l'acqua, e però non abbiamo. Vabbè, dai. Possiamo fare un po' di. Due legnetti così, Ale, produci. Stiamo un po' a corto di legno, cari amici. Cari amici. Cari amici della sopravvivenza. Stiamo un po' a corto di legno. Di lel legno. Vai, cucinati questi due. Ale. Amici! Dobbiamo tornare assolutamente lì, vedere che cosa è successo. Però vedi, è sfasato. In realtà è già successo tutto. Cioè, è già successo. Io sono andato lì. Ho fatto secchi tutti. Milena è già scappata. È stata già scappata. È stata già scappata. È già stata. Sì, è già scappata. Quindi in teoria lei potrebbe tornare già stanotte, già domani. Francamente, lì sono già le 11:40. Non credo succeda nient'altro. Termina il giorno. Ale, allora. Mi pare, ecco, comunque Ania è sempre quella che c'ha più. Mucchiamo materiali. C'ha sempre. È quella che c'ha dorme a letto. E fa la guardia. È quella che c'ha, diciamo, l'inventario più ampio. Quindi dobbiamo sempre rovistare con lei. E ci andiamo ignudi come un verme, perché. Allora. È davvero possibile mettere ogni opera sullo stesso piano? Ruba? No, ruba un cazzo, cioè, perdonami. No, no. Proviamo ad andare ignudi con verme, perché dovrei aver ucciso tutti. Quindi non è che mi aspetto che adesso ritrovo i militari. Non trovo nessun militare, anzi, vado qua a fare razzie. Vado a fare razzie come poche cose al mondo. Vai. Questa come abilità c'ha orfana. Ma che modo è? Allora, prendi tutto. Comunque, materiali e cose così non sono, non fanno mai male. Rumore di cecchini non ci piacciono. Allora, vediamo cosa ho depositato negli armadi. Se, perché non ricordo assolutamente com'era andata la faccenda. Solo spazzatura inutile. Allora, prendi tutto. Molto bene. Milena, se sei qui. È il momento di palesarsi lì. In alternativa io darò per scontato che te la sei cavata, che sei uscita via. E comunque mi serve un seghetto. Allora, va bene, non ce ne frega niente. Questi probabilmente l'ho già letti. Vediamo, eh. Qua non c'è una cazza. Molto bene. Là è tutto già aperto. Proviamo qua sopra. Anzi, non mi va. Cioè, nel senso, mi va di dover fare ogni volta le scale. Andiamo qua. Ci sarà un posto per appoggiare le cose. Le cose. Ok, mi servono tre seghe. Io non so se ho armi a sufficienza per prendere tre seghe. Però sicuramente, cioè, per costruirmi tre seghe. Però sicuramente mi servono. Quindi raccogli tutte le armi che puoi, francamente. Brancamente. Questo lo lasci qua. E. Guarda, fai una cosa. Torna un attimo qua sopra e vedi se trovi delle robe. Se trovi delle robe. Come dicono al nord, se trovi delle robe, le porti sotto. Così c'è più facile poi recuperarle. Guarda, io l'impegno ce l'abbia alle 7:40, non mi ricordo. Quindi in teoria ho un'oretta e 40 per fare un po' di macelli. Adesso c'era un'oretta e mezza. Esatto. Poi un'oretta e 25. Raccogliamo qua. Prendi tutto, va bene.
Ma state calmi, cosa vi... Ok, tu desideri passare da sopra, va bene, ci sto. Quest'armadio è chiuso e possibilmente non apribile. Oh, allora. Vediamo che c'è sta qua. Allora, un bel po' di merce di scambio. Potrei lasciare un cazzo, cioè francamente non lascio un cazzo perché... Priorità è sempre armi e armi e materiali, legno, tutto sta roba qua. Comunque per essere una una zona militare c'ha poca roba, eh. Un po' deludente. Andiamo sul tetto. Andiamo sul teltlo. C'è qualcosa sul teltolo. Prendi. Allora, secondo me abbiamo più legno che la... Legno, libro, ma... Lasciamolo lì. Libro. Corri all'uscita. Ale. Corri all'uscita. Molto bene. Anya è tornata. È tornato, perché sicuramente Anya è un maschio, no? Allora, qualcuno ha fatto un'azione, qualcuno ha cercato di rubarci, facevano davvero sul serio, ma siamo riusciti a tenerli a bada. Per fortuna eravamo tutti armati, nessuno è stato ferito, gli aggressori non hanno rubato niente, le guardie sono state... mollavo. Perbacco. Allora, molto bene. Parla. Mi è successo qualcosa? Beh, preoccupato per Milè. C'è qualcuno lì. Credo che dovremmo preparare un piano di evacuazione nel caso in cui faccia il ritorno. Dovremmo preparare tutto assolutamente, ma tornerà non può non tornare. È forte e tornerà a prescindere da tutto. Vabbè, manco a fa così però, eh. Sì. Facciamo affari, attenzione. Allora, innanzitutto. Mi dia tutto! Mi dì! Allora, dammi questi, dammi questo, 21 di quelli non ci faccio niente, ah ma comunque armi siamo coperti, allora dammi generi di prima, dammi questo, dammi pure questo, dammi questo, ok, allora tu in cambio dei becchi, dei buschi, questo, questo. Questi due. Te buschi questo. Non basta riprova. Mamma mia, quanta roba che c'ho. Tac, tac, tac. Ti prendi. Ti prendi. Mi dica! Dica! E non affare fatto, Ale. Allora, io ho predisposto tutto sempre che abbiate varato i miei documenti. Ci sono dei vecchi caveau sotterranei a cui ho modo di accedere. Potreste spostare lì la vostra collezione in modo da tenerla al sicuro. Tenerla al sicuro con te perché dovremmo darti retta? Non mi sembra che abbiate molta scelta. Comunque, qui non è sicuro, la città circonda dal militare. E cosa ti aspetti che faccio in cambio di preciso? Darti questi documenti qui alla luce del sole? No, incontriamoci al cantiere qui vicino, lontano dai occhi indiscreti. Possiamo concludere lo scambio lì con il favore della Noltre. Dimmi solo una cosa: se ti consegno quei documenti, le persone che stai cercando di rintracciare, cosa gli succederà? Sì. Perché ti importa? Pensavo che il tuo unico interesse fosse tenere in salvo la tua collezione. Mi piace questa risposta. Sono un solo vagante che pretendo sai dove trovarmi. Stai calmo, eh? Easy. Qua ci metto. Allora, a caccino. Posso aiutarvi con la collezione, ma prima vorrei. In cosa è capitato? Tratta solo di documenti del vecchio caso, non hanno alcun valore per voi. Alcune persone in passato hanno detto che cose del mio conto e questa potrebbe essere una mia occasione per farle.
ravvedere quanto basta. Troviamoci il cantiere abbandonato dove potremo raggiungere un accordo insurbato. Sì. Ma intanto stai calmo. Cioè, allora, Taras ci ha fatto una, di nuovo visita. Questa volta però ha avanzato un'offerta. Vuole mettere le mani su un documento in nostro possesso. In cambio ha promesso di aiutarci a nascondere la collezione. Non è una persona con cui faremo della voglia di fare affari. Ma non abbiamo molte opzioni. Abbiamo altre opzioni a questo punto. Allora, dobbiamo... Bio. Quel tale Taras è un malvivente senza mezzi termini. Sono sicuro che prima della guerra abbia fatto cose spregevoli e ora vuole sfruttare questa situazione tragica a suo favore. Spero davvero di non vederlo mai più. Ma intanto stiamo calmi. Questo è leggermente malato. Vatti a cucca. Quest'altro? Molto bene. Questo sta bene. Questa volta quel Taras ci ha fatto una proposta. Forse è davvero in grado di aiutarci, ma la vita mi ha insegnato a non fidarmi di persone della sua fattura. C'è qualcosa in lui che mi fa titubare seriamente su quali siano le sue reali tensioni. Stiamo calmi qua tutti quanti, eh. Non mettete ansia in vano. Siate un po' più. Trova un modo di mettere al sicuro la collezione del museo. Aggiornato. Allora, un commerciante di nome Taras si arriva vivo. Ok. Boh, non lo so. Allora, non so cosa devo fare, amici. Allora, intanto, prima di tutto, tu vai al banco delle armi e vediamo di costruire qualcosa. Te sei molto... hai molta fame. Mangia. Anzi, tre di queste. Uno, due, tre. Produci. Tu, per l'amor del cielo, mangia di questo. Tu vattene a dormire, per l'amor del cielo, anche tu. Allora, molta fame. Mai mangiato, zio canaglia. Mangia. Non è che se stilizzo qui ci preoccuperemo più di tanto. Te lo dico, eh. Mi sento di rassicurarti di questa cosa. Insomma, ok, hai fatto tre seghetti, ci interessa questa cosa. Fai una cosa anche, va. Fanne pure altri tre, va là. Che tanto male non fanno, insomma. Questa dormeno. Questo dormeno. Anzi, questa dormeno, questo dormeno. Questo sta bene, incredibilmente. Dobbiamo scaldare questo polstolo. Poiché fa freddo, sono 4 gradi, bisogna assolutamente fare qualcosa. Palle, tutto sempre in inverno. Staranno è sempre in inverno. Non c'è niente da fare. Una run fissa d'inverno. Allora. Bene. Bisogna fare qualcosa? Vediamo. Dick! No. Allora, cioè il camion è pronto, ci dica! Allora, facciamo una decina, va. Ci metti 2,5, vabbè. Sono ben spese. Dobbiamo aiutare Adam e i bambini nell'orfanotrofio. Che volevano? Che volevano Adam e i bambini nell'orfanotrofio? Zio canaglia maiale. Zio canan maiale. Proietto per guardare, scusate, devo vedere un attimo una cosa sul calendario. Pa. Ale. Ale. Ok, ci siamo. Bene. Si è svegliata! Già! Scaldiamo questo polstro, molto bene. Termina giorno.
Allora, io prima di andare lì a fare affari con un tizio qua, io prima di tutto andrei. Tra l'altro, dove sta? Magazzino. Sì, attenzione. Ah, ma sta qua! Sta qua, non sta. Allora, ragazzi, potremmo provare a raggiungere il posto. Ma facciamo una cosa. Finiamo di saccheggiare qui. No, no, che cazzo fai? Indietro. Rovista. Dormi a letto. Fai la guardia. Finiamo di saccheggiare qua. Ali. E dopodiché andiamo alla base militare. Andiamo al magazzino. Là, proprio facciamo un casino e la liberiamo, Milena. C'ha proprio le cose da cattivi. Ah no, ho sbagliato. Vai a prendere qua qualunque cosa c'è. Guarda che Milena prende e ammazza tutti qua. Cioè, Ania prende e ammazza tutti. È un attimo. Allora, vediamo un po' che c'è qua. No! Che beffa, amici. Andiamo a vedere qua, nel seminterrato, dove mi aspetto di trovare pezzi di arma rotte, tipo fucili, così, che si possono riparare. Proviamoci, eh. Ah, ma ho dimenticato il piede di porco. Ragazzi, che beffa. Questa è una beffa. Che non mi sono portato il piede di porco. Mannaggia, oh. Quanto che mi corre il prezzo, dai. Il fatto che finisco il cibo, quello sicuramente. Allora, guarda, va. Prendi sta schifezza. Che beffa, amici, che beffa. Guarda che schifezza che sto raccogliendo. Prendi tutto. Di tutto. Prendo tutta la marcia di scambio possibile. Questo non si prende. Questo non si prende. Qua niente. Che beffa, amici. Qua niente, torniamo sul tetto. Vediamo che questa di abilità c'ha che è orfana. Vabbè. Basta, fuori all'uscita. Che beffa sta. Staran. Gabbone! Ragazzi, Gabbone di punto in bianco blocca delle parole gravi e mi fa ridere. Questo è. Gabbone è sempre il solito villain. Gabbone! Volevo farti ridere senza spendere vita. Hai fatto bene. Ci sei riuscito. Però, d'altro canto, sembra che Ruben inizia a sentirsi poco bene. Non ci siamo. Certo, potresti pure spendergli un po' di bit, non è che insomma te fa male, eh. Caro il mio gambolone. Allora, questo sta benissimo. Si prospetta un'altra giornata di merda. Sto finendo il cibo, amici, eh. Dobbiamo trovare il cibo, infatti, mo' vi sistemo io a tutti voi. Sono l'unico che ti ha speso. Ah, sono schifo di cane. Ma perché devi comportarti così? Guarda, ti banno, eh. Sono schifo di cane. Ti banno, eh.
un attimo qua, Gabbo, che come t'ho. Come t'ho messo al mondo te ce tolgo, che buona. Allora, vattene a dormire. Chi caccia i sordi qua? Chi caccia? Lascia fare. Allora, ma sta... Ok, stagionata per me è già finito, secondo me. Bisogna andare a liberare quella lì. Non so se stanotte, dato che sto pure finendo il cibo... intanto cucinano quello lì. Non so se andare a fare il ride lì, provare a fare il ride al magazzino... o finire di svuotare la base militare. Però è una base militare, sicuro i soldi non c'è, i soldi, il cibo non ci sta. Però io vorrei, cioè vorrei prima concluderla, capito? Quella base militare di merda. Secondo me ce l'ho il piede sporco, ce l'ho, un po' rotto, ma ce l'ho. Capito, gabbone, ce l'ho. E se invece io, per scrupolo, no? Per scrupolo, facessi un altro piede di porco? La temperatura potrebbe essere un pelo più calda. Vabbè, ma quanti cazzi, cioè. Fai un altro piede di sporco, va, Ale. Beh, insomma. Non che costi poco fare un piede di porco, eh. Però ci servirà. Gabbone! Gabbone! Bene. Bene. Questo posto di merda è tutto ciò che mi resta. Molto bene. Allora. Ma c'è una. Posso produrre una? No, non la produco. Che cazzo la produco a fare, ragazzi? Quantità. Fanne 4, voilà. Mamma mia, quanto legno spreco per il combustibile, guarda. Va bene, non viene nessuno, quindi, vabbè, facciamo l'ultima capatina, dai, mi tolgo di mezzo la base militare e via via. Una volta per tutte, e via e via. Peccato, siano finite le sigarette, è andata così. Termine a giorno. Allora, dormi a letto, fai la guardia e rovista, finiamo la base militare, col piede sporco, Ale. Rovista. Dai, su. Già la stiamo tirando troppo per le lunghe, eh. Ale. Molto bene. Ma fucilazzo buono. Mica male. Cioè, canne mozze, eh. C'è di meglio sicuramente. Qua che c'è? Pistola rotta, qualche proiettile. Babbi. E bub. Ok. Arma da mischia equipaggiata. Ok, bene. Ce ne possiamo andare, possiamo finire di raccogliere un po' sopra quello che ci è rimasto e poi ce ne possiamo andare finalmente a sta base di merda. Ale. Prendiamo sto pomodoro di merda, marcio. Marcio come Love Bugs, prendi. Ma solo una foglia ci stava.
Ale. No! Allora, qua adesso c'è da operare una scelta là. A parte che ero convinto che le foglie lì erano più di una. Comunque, acqua può sempre servire. Boh, lasciamo questo, apriamoci i libri, dai. Corri all'uscita e qua non ci torniamo mai più. Adesso stanotte, Ania, cioè domani notte, io, Ania, devi fare un bel proprio, ti devi difendere, devi proprio. Devi fare proprio un'operazione incredibile, devi andare a ammazzare un sacco di gente. Oddio, in realtà, fammi pensare. Un Un altro lavoro altro ben lavoro ben svolto. svontolo, caro. Caro Gabbo, eh. Allora, questa ha molta fa. Io potrei pure inserviente del museo. Cioè, ma se, io, se muore Zoran, ma francamente non frega cazzo a nessuno, si può dire. Si può dire sto fatto. Cioè, ce lo potremmo anche dire, insomma, senza pericolo di essere smentiti. Scusa, eh. Perché sto pensando eventualmente, ma che vabbè, francamente, molto meno maneggevole come personaggio di qua, di Anya, eh. Guarda, come è lento. È un cialtrone proprio. Però se morisse lui non credo perderei. Questo è il discorso. Scusa, ma il magazzino, non mi ricordo. Comunque, vabbè, che cosa abbiamo noi? Vediamo un attimo. Intanto, vediamo se possiamo creare degli armamenti. Perché noi abbiamo giubbotto antiproiettile che possiamo costruirci. Possiamo costruirci innumerevoli armi qua. Però abbiamo già tutto. Giubbotto antiproiettile invece ci serve. Ci serve. Questo c'è da dirlo, caro capo, eh. Bel giubbotto antiproiettile. Ma non ho, attenzione. Non ho i materiali per aumentare il tavolo. Ecco perché non l'ho mai costruito, caro Gabbo. Facciamo due armi, va. Facciamo due pistole che sono sempre buone. Come merce di scambio. C'è qualcuno alla porta là. Chi è qua? Ho qualcosa che ti piace di attenzione. Il barattatore là, come si chiama? Il mercante. Il mercante di merda, per giunta. Sì, guarda che io prima che di venire a fa. Prima di venire a fa fare con te, ci penso. Almeno provo a liberarmi Milena. Con un momento militare. Con un momento di forza bruta militare, veramente incredibile. Qualcuno sta bussando, proprio lui. Allora, vai, andiamo a aprire la porta. A sto mercante di merda. Sì. Allora. Allora, mi dia questo. Cioè, medicinale in generale. E acqua, se sa mai. E basta, questo. In cambio dei buschi, questo. Dei buschi, questi tre. Dei buschi. Una pistola, due pistole. Madonna, quante ne vuoi. Sei un pretenziosissimo stronzo. Figlio di puttana. Uno, due, uno e due. Niente. Ti prendi. Il vecchio vede di porco? Madonna! Madonna, quante ne vuoi? Oh! Scusa, ma senti qualcun'acqua? Pom pom pom. Ben affare fatto sta fava. Vabbè. Vediamo un po'.
Ancora tu, a quanto pare la mia offerta non è stata presa seriamente. Pensate davvero di poter tenere al sicuro lì dentro le opere a voi tanto care? Facciamo del nostro meglio. Servirà a ben poco quando i colpi di mortaio dell'esercito colpiranno l'edificio. A quanto pare si stanno raggruppando, si preparano per un altro attacco. E a te sta così tanto a cuore il nostro destino? No, ma mi stanno a cuore quei Fogli. Potrebbero andare perduti per sempre se non inizi a comportarti ragionevolmente. Le tue minacce dovrebbero farmi cambiare idea? Senti, l'offerta è ancora valida, ma il tempo è agli sgoccioli. Aspetterò che mi porti i Fogli stesso luogo di notte. Ricorda, se sono la migliore opzione che abbiate per l'esame, questo inferno alle spalle. Ah, coglione, guarda qua un attimo che caccio fuori una pistola e via via. Termine a giorno. Allora, ragazzi. Magazzino, proviamoci, ragazzi. Questa è complessa. Rovina, sì, rovista, non rovina. Fai la guardia, per l'amor del cielo. Magazzino, rovista. Allora. Proprio ci andiamo armati di tutto punto, che proprio più così, no, più di così non si può. Allora, ci andiamo proprio, boom, con fucili, questo, poi. Purtroppo non ho protezioni, però mi porto un'accetta. Piedi sporco, sicuramente. E poi proiettili come se piovessero. Ale, così. Rovista, amici, questa è un problema. Questa potrebbe essere una situazione complicata. Rovista, vediamo un po'. Proviamo a liberare quella lì. Devo fare attenzione, resisti Milena, tu mi dici. Sento qualcuno che sta ruistando, è possibile? Chi è là? Ok, uno che sta rovistando. Che sta cucinando per la verità. Ah, ho capito, la cuoca, quella non va uccisa. Quella non va uccisa, quella è buona. Quello invece va seccato proprio come... come un cane, quello l'aveva seccato. Vedo che Anya non sta benissimo di salute. Cioè, non sta perfettamente di salute. Cominciamo a perdere troppo tempo, per cortesia. Vieni qua. Scendi. Scendi. Non ho tempo da perdere. Non ti sbrighi, ti arriva una pistolettata in testa. Spero che non dovrebbe bruciare questo libro. Ma prendo io il libro tuo. Facciamo così. Rischio. Rischio un'altra volta. Non so come abbia fatto a sentire, francamente. Perché non ce l'ho fatta stealth, come ha fatto a sentire, non lo so. Prendi tutto. Prendi tutto. Là c'è qualcuno. Suppose, I suppose. Ehi. Ehi tu. Cosa ci fai qui? Sto cercando Milena, pensavo di essere aiuto in qualche modo. Dove la tengono?
Non è più qui, l'ho aiutata a fuggire. Le ho fatto avere una lama di nascosto, ma ma le cose poi sono degenerate. Cosa vuoi dire? Cosa è successo? Mi ne ha trovato un modo di scappare dalla sua cella usando le lame che le ho fatto avere. La sua intenzione era quella di raggiungere le recinzioni del lato est del complesso, ma è stata individuata dai soldati e l'hanno fatto fuoco. E l'hanno... Non lo so, sa che è stata colpita, ma è riuscita a dileguarsi nel buio. Spero non sia da qua, ma... È colpa mia se solo non avessi dato quella lama? No, se tu l'avessi dato, questo avrebbe più... Già, mo... Non avrebbero lasciato via, forse... O me, cioè, va, però, speranza, vai. Dovresti andare ora prima che ti trovino. Puoi usare il balcone qui fuori, no, no. Non siamo proprio lontanamente... Non siamo veramente manco lontanamente soddisfatti. Sto con le mani. Cazzottone me l'ha dato, c'è da dire. Allora. Ha le tasche vuote. Le cose di Milena. E qui deve averla di una prigioniera. Molto bene. Molto male. Allora. Allora. Fermi tutti. Il mio piano di spostare la collezione e metterla in salvo non ha funzionato. Anche se i miei amici al museo dovessero mettere al sicuro le opere e portarle per lo sgombero, non avremmo comunque il modo per portarle al posto. In un posto sicuro. Ho sentito dei soldati che parlavano. Non possiamo fidarci del colonnello perché lui ha interesse solo all'arricchirsi. È morto. Per fortuna Maria mi aiuterà a fuggire. Devo capire cosa fare una volta uscito da qui. Però devo riconoscere al mio malincuore che è la prima volta che mi sento impotente nella mia missione. Orme e scarpe di Milena. Madonna, è già tardissimo. Allora, fermi tutti. Allora, qua c'è sta un botto di roba rubà. Proprio da rubà, però. Attenzione. Diciamo che quest'ala dell'edificio è stata rotta. Apri qua, poi, non, poi te ne vai senza, naturalmente. Cioè, non prendi niente. Oddio, vediamo un po' che contiene, va. Di questo, va. Torneremo. Seguiamo qua. Perché mi dice rubare? Mi sa che c'è ancora movimento qua. C'è ancora movimento, sicuramente. Devo tornare. Devo tornare. Ammazzare quello che avanza e ruba tutto. Fare proprio piazza pulita. Comunque, vabbè, Milena non è qua. Banalmente, quindi c'è poco da fare. Nessun problema. Questo ha fame stanco. Questo ha fame stanco. Molto bene. State bene tutte e due. Vai e dormi pure tu. Non abbiamo cibo. Sì, prima però vai un attimo. No, no, tu dormi. Tu vai un attimo qua per cucinare una cosa al volo. 0 gradi. Abbiamo trovato un taccuino di Milena nel deposito dove era tenuto prigioniera. Sembra che le sue speranze stessero svanendo lentamente a causa del fallimento della protezione con le sei. Va bene. Devo pure aiutare i bambini all'orfanotrofio. Per l'amor del cielo. Quelle sono fatte, amici. Tutto bene. Allora, fai una cosa da mangiare. O Milena si deve cioè Milena Ania si deve assolutamente. Scusate. Test, prova. Milena si deve assolutamente curare. Vai a dormire. Bio.
Mi sento come se i miei peggiori incubi si stessero manifestando di fronte ai miei occhi. Mirena che si nasconde da qualche parte, probabilmente ferita gravemente. A questo punto potrebbe essere persino morta e non posso fare nulla per aiutarla. Lo scopriremo presto. Non siamo riusciti a soccorrere Mirena al deposito, è sempre stata la sua indole. Invece di aspettare gli altri, ha deciso di prendere il controllo del proprio destino. Spero davvero che non sia stata la sua ultima azione eroica, che sia ancora viva da qualche parte e che faccia ritorno. Nel frattempo dovremo decidere come agire. Bio. Aver appreso di Mirena e di cosa le è successo al deposito militare è semplicemente devastante. Sono seriamente preoccupata per lei, ma la cosa peggiore è che senza di lei dobbiamo trovare un modo per mettere a sicuro la collezione. E vabbè, dai. Voglio proprio vedere che succede se... Allora, questa ha molta fame e stanca cose. Prima di tutto devi andarti a curare. Prima di tutto, proprio. Allora. Stai bene, stai andando benissimo. Stai andando forte, apri tutte le porte. Ma c'è un terzo letto? No, col cazzo c'è un terzo letto. Proprio che tutto lo debba costruire, altrimenti... Ha molta fame, però non hai molto cibo, quindi devi... Qua che è? Soccorri Mirena, è stato possibile farlo, quindi ha molta fame, ti mangi questo, abbiamo finito il cibo, dobbiamo tornare assolutamente lì a prendere da mangiare proprio come cosa prioritaria, eh. Magna, magna, sì. 4, 1, 1 su 10. Quanto ne hai di carburante? Ne hai 10, va bene. 5, 6, molto bene. Il generale fa, ba, fa. Che è là? Perché è rimasto rosso? Ah. Dai Ruben, su, dammi il cambio col letto. Ma non è che mi metto a costruire un letto perché, insomma, dai. Buon 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 buon. È triste questo qua, non essere. Oh, allora. Vai a dormire, tu. Dai, veloce, su, per l'amor del cielo, fate una corsa. Ci metti 40 minuti a scendere, dai, eh. Termina giorno. Again. Allora andiamo in magazzino. Preparati. Questo fai la guardia. Fai la guardia. Rovista. Preparati. Ci portiamo questo. Questo. Non quello. Ci portiamo questo. E una ventina di questi. Dai. Non di più. Serve cibo come se piovesse qua, eh? Allora iniziamo ad ammucchiare qua le cose raccolte che si possono accogliere. Va bene. Qua non si sale. Qua che dice? Ok. Vogliamo qua. Prendi tutto. Rubiamo qua. Prendi, anche se non ci facciamo niente. Allora, andiamo là. Prendi tutto. Buone. Allora, queste le lasciamo. Queste le lasciamo, queste le portiamo. Ale. L'abbiamo controllato, non mi ricordo. Mi sa di sì. Vabbè. Apriamo sta porta. Serve cibo assolutamente. No, no, che corri l'uscita, sta buona. Aia, so due. Ai.
sono due per essere due qua, eh. So tre. Porca troia, porca. Sono tre armati di tutto punto, non è che dici, sai. Non è che dici, sai, stai andando forte, apri tutte le porte. Qualcuno che passi qua, dai, veloci. E qua? Non viene nessuno, guarda, oh, incredibile. Lo so, capisci bene, no? Sei ferita, rimaniamo così, in questo stanlo alla messicana, c'è poco che possiamo fare. Non è stata una buona... Devo unirci più armato. Armato fino ai denti. Fa niente, dai. Spero proprio che rimangano feriti, però. Io sicuramente rimango ferito. E comunque non ho rimediato il cibo, mi pare. Bene. Ha molta fame, leggermente malato, leggermente a sto cazzo. Vai. Molta fame, non abbiamo cibo, sappiatelo, insomma.
Quello sta iniziando ad essere un problema. Indubbiamente. Le cose non stanno andando benissimo, eh. Un po' un stallo. Un po' una stalla proprio anche. E porco il clero. Cioè il cibo è veramente scarso. Inteso come scarseggia. Ho bisogno di dirti una cosa, tu mi dici. Andiamola a sentire, va. E la cuoca, vai. Ecco Ania feritissima. Hai dell'informazione. Sì. Spero di vederla qui con voi. Non è ancora tornata. Non è ancora, ma tornare devi tornare. Non le rimane molto tempo. L'esercito sta macchinando qualcosa. Ah. Sta macchinando qualcosa per questa notte. È tutto il giorno che si sono furgoni. Esplosivi. Bombarderanno ancora. Probabilmente sì, ho sentito dei soldati che ne parlavano vantandosene. Uno di loro diceva che questa notte il cielo si dirigerà di rosso come le fiamme che divorano la città. Qui non è sicuro dove andare. Vabbè, ce ne andiamo. Me ne devo andare, niente. Ora che sappiamo quali sono le intenzioni dell'esercito, dovremmo prepararci immediatamente per l'evacuazione. Abbiamo aspettato a lungo Milena, ma questa è l'ultima cosa che abbiamo per agire. Basta, ok. Se questo è un ultimatum, per forza lasciamo qua. Ce ne andiamo. Maria è passata al museo, speravo che avesse qualche novità su Milena, ma le notizie che ha portato in realtà erano terribili. L'esercito sta pianificando qualcosa di grosso per questa notte. Non credo che potremo permetterci di aspettare ancora Milena, dobbiamo provarci ad andarci il prima possibile. Ci andiamo col furgone proprio. Ci andiamo col furgone proprio. Leggermente ferita, così. Ah, perché le bende hanno fatto effetto. Andiamoci. Comunque questa è veramente molto, devo dire, risoluta sta ragazzetta qua, eh? Il Francesco è st'altro cialtrone. Dobbiamo trovare assolutamente il cibo. Vabbè, niente, abbiamo fatto il possibile. Bio. Vorrei tanto poter aspettare ancora Milena, ma vorrei che fosse qui con noi, stata in salva, ma in realtà è ben diverso. Dobbiamo andarcene più presto se non vogliamo rimanere sepolti tutta una cera insieme alla nostra collezione. Va bene. Non sprecherei altre risorse. Tanto quittiamo. Devo aspettare che questa qui si alzi. Ma posso pure non dormire, chi se ne frega. Dai, termina il giorno, Ale. Sì, vabbè, ma dammi il tempo di scappare, scusa. La notte, ce ne dobbiamo andare. Bombardamenti pesanti. Quindi rimaniamo? Come non detto, proprio. E rimani. Vediamo che succede. Troppo tardi? Scappata? Sì. Beh! Dobbiamo scappare prima, amici. Perso tutto? Abbiamo perso tutto. Cioè, ci siamo messi in salvo, ma abbiamo perso tutto. Questo è... Questo c'è per noi. Quindi mo che facciamo senza pure darti che era... Cosa... Perso tutto, amici. È un game over? No, amici!
Amici! Finito! Vediamo tutto il riepilogo con queste sirene in sottofondo. Decisione difficile. Anya ha rubato le provviste di altra gente. Qua che è? Terzo giorno, l'incontro con Ruben, l'estraneo a cui ho offerto riparo, è venuto da me. Ha detto di chiamarsi Ruben e mi ha raccontato dell'eccidio. La promessa di un posto migliore dopo che la mia collezione è stata danneggiata del fuoco, Milena, che gestisce il museo, ha insistito affinché mi trasferissi da loro. Lotta per la sopravvivenza. Anya ha incontrato dei banditi ed è riuscita ad ucciderli. Decisione difficile. Anya ha derubato qualcuno, portandosi via quasi tutto ciò che avevano. Questo è il sesto giorno, quindi potete immaginare. Mi sono lasciata la casa alle spalle. Ci siamo spostati al museo per essere più al sicuro. Mi è sembrato uno dei giorni peggiori di tutta la mia vita. Anya ha ucciso. Anya ha ucciso un altro civile. Questo c'è. Cosa c'è? La morte di Tito. Tito, il mio vicino, non è riuscito a sopravvivere al rigore dell'inverno. È morto desiderato da solo in casa sua. Questo c'è. Bambini al gelo. Adam, che gestisce da solo il rifugio per orfani, aveva un disperato bisogno di combustibile per frenare casa piccola. Una casa calda. Ho portato ad Adam del combustibile affinché potesse tenere al caldo gli orfani. Non avevano nessun altro a cui chiedere aiuto. Legami rubati. Ho rubato le parti del furgone. Al farabutto che si compiava tanto privato. Detto il senso dell'argento. Non mi vergogno né pento di nulla. Molto bene. Fare valigie. Abbiamo ottenuto il furgone, abbiamo riparato e abbiamo iniziato a preparare la collezione e sgombrare. L'unica cosa che ci serviva è un posto sicuro dove andare. Potrei provare a rifarla questa rana. Abbiamo messo al sicuro la maggior parte delle opere d'arte prima del collasso della struttura. Non riusciamo a smettere di pensare a tutto ciò che abbiamo dovuto sacrificare. Molto bene. Le persone che lavorano al tunnel che portano fuori città ci hanno chiesto un manoscritto di enorme valore per poter portare i bambini fuori città verso la salvezza. Ne ha ucciso un soldato. Io più di uno ne ha ucciso. Bella ragazzetta, eh? Milena catturata. Maria, una cuoca che lavora nel deposito militare, ci ha detto che Milena è trattenuta presso una loro struttura. Fuga di Milena. Nel tentativo di liberare Milena dalla sua prigionia abbiamo scoperto che era già riuscita a scappare. Ale. La fine del museo. La notte che avevamo vissuto solo nei nostri incubi, peggiore è diventata realtà. Il museo è andato a fuoco fino a diventare cenere e non sono riusciti a mettere tutto in salvo. Niente, è andata così. La guerra ha causato danni irreparabili al patrimonio culturale di Pokeran, ma senza il sacrificio fatti da Anya, Milena e da tutti gli altri, molti altri preziosissimi oggetti d'arte sarebbero andati persi. Collana di Anya. Gazza, il meccanico, ha chiesto ad Anya dell'oro in cambio di parti di ricambio, ma lei ha trovato un modo di alternativo per ottenerle. Alla fine Anya l'ha consegnata alla piccola Nika. Mia madre lo diede a me e mia madre l'aveva tenuta da... Va bene. Non è stato possibile salvare tutti i tesori del museo, è stato necessario sapere alcuni, ma alcuni... Spa! Luce, acqua, scultura. Vabbè, faceva schifo. Vabbè. Casa nostra dipinto. Ce ne sbattiamo al cazzo, francamente. Zora non è riuscita a darsi pace per quello che è accaduto al museo e a Milena. È riuscita a sopravvivere alla guerra, ma poco dopo si è tolto la vita nel museo ormai ridotto in rovina. Dopo la distruzione del museo, Ruben si è separato dal gruppo. È riuscito a sopravvivere alla guerra e da allora si è messo alla ricerca di altri superstiti del massacro che è stato testimone. Quando il museo è stato distrutto, Anya è tornata alla sua casa di famiglia. È riuscita a sopravvivere fino alla fine della guerra, ma una volta conclusa ha deciso di abbandonare Pokémon per fare... Ma io sono contentissimo di questo finale, ma chi se ne frega, ma scusate, eh? Tutta sta cosa intorno alle opere d'arte, ma chi se ne frega, scusate, ma c'è una guerra. C'è una guerra, ce ne sbattiamo il cazzo proprio, come si suol dire. Beh, oddio, io potrei provare a rifarla. Vogliamo provare a rifarla, dai, scegli episodio. Poi non so se mi va di giocarla da inizio a fine, eh? Però proviamoci, dai. Magari no, però riproviamoci, dai. Allora. Oddio, sì, vabbè, bello, bello tutto, ma vorrei farla un po' veloce sta parte. Ragazzi! Vabbè, quindi dobbiamo portare Ruben da porto A a posto A a posto B. Bello, molto bella sta scena, molto... Molto bella, non c'è male. Allora, quindi noi, per prima cosa, ragazzi, dobbiamo non sacrificare nessuna opera d'arte. Assolutamente mai sacrificare nessuna opera d'arte. Chi se ne frega se non riusciamo a... Morirà qua Ruben, chi se ne frega, dai.
Non è che è indispensabile Ruben, eh? Cioè, non c'è mai servito a niente. Veloce Ruben! È soltanto una tempestla. Metti il cappuccio. C'è un cappuccio, perché non stai... Perché non metti il cappuccio? Beh, questa scena è molto bella. C'è poco da fare. Molto bella. Bravi. Allora, non dobbiamo sacrificare niente, però dobbiamo portare il combustibile lo stesso, quindi prima di tutto il legno proprio è priorità assoluta. Più del cibo quasi. Allora, dai. Arriviamo al rifugio. Bam bam bam. In pratica tutto quello che facciamo, che diamo, i tesori che diamo in fin di bene, tutto sommato sono... Qualcuno mi aiuti, va bene. Mi dica! Oh oh! Per favore aiutami, molto bene. Dai, veloci però, su. Veloci! Salta prologo, molto bene. A saperlo prima, lo saltavo prima. Allora, braccia morenti, molto bene. Primo giorno. Allora. Quindi, vai. Partiamo. Carania. Accogli tutto, tutto. C'è già una bella stufetta. Prendi tutto. Qua cos'è? Ok, andiamo qua. Va bene, lo strano lo sa. Andiamo qua che ci sta. Una delle prime cose da fare è assolutamente l'accetta. Vediamo un po' in casa cosa si può ottenere. Accetta? Certo non abbiamo niente. Cioè questa c'è una casa, non c'è... Una cucina per dire, niente. Non c'è un fornello per farsi da mangiare, niente. Stando che non c'è proprio da mangiare, volendo, eh. Ok. Allora. Vai, Ania, che soltanto tu puoi cavarci da questo problema. Ok. Sì. Molto bene. Allora. Prendi tutto. Qua che è? Bene, esci. Prendi tutto, possiamo metterci a coltivare qualcosa? Pomodoro? Concime? No, assolutamente. Bene, adesso possiamo coltivare qualcosa, credo. Verdù? No, 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 assolutamente. Al massimo questo, ma non c'è abbastanza acqua. Molto bene, allora. Andiamo a vedere se è possibile... costruire. Ah, là c'è un coso che posso. Dunque, possiamo aprire. Possiamo fare una. Un tavolo per le armi. Tanto apriamo quello, va. Tavolo per le armi o cucina? Una delle due. Direi tavolo per le armi, perché la cucina potrei ancora trovare qualche cosa prima di farmi la cucina. Ok, ho appena trovato roba interessante.
Però innanzitutto io direi tavolo per le armi, perché se noi, se il nostro obiettivo è, se il nostro obiettivo, per l'amor del cielo, è vai. Se il nostro obiettivo è mantieni le opere d'arte, ci serve assolutamente l'accetta il prima possibile, perché così buttiamo giù un po' di mobili, facciamo la legna necessaria per tenerci al caldo senza preoccuparci, insomma, di. Questa ha molta fame, c'è da dire questo. Ma se mi stira gli zoccoli, ma rubano, ma che cazzo mi frega? Accetta niente, se l'upgradiamo serve legno e tutto il resto. Le condizioni strane sono molto gravi, ma io ce l'ho cose per fare da mangiare. Fornello di base lo posso fare. Mettiamo qua. Magari se la stufetta gli fa pure un po' di caldo, cose fregnacce del genere. Che vado a coltivare pure un po' dei pomodori. Sette gradi, 6 gradi, sono un lusso, lascia fare. Ok, servono materiali e legno, vai. Andiamo a coltivare il maiale lì. Sì, facciamo questo. Vai. Mi sembra bello performante. Bella performante questa serra. Abbiamo un quarto d'ora, ragazzi. Facciamoci prima notte. Pam 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 pam. Eh già, medicine, quindi cibo, medicine di tutti i generi, vai, termina il giorno. Allora, casa del vicino e cantiere edile. Mi dà la quantità di medicine. La casa del vicino ci vado dopo. Tu vai a rovistà, perché vado a cercare qualunque cosa qua sia possibile rovistà, cioè cibo, medicine e legno, tutto, tutto. Proviamo un po', cioè tutto mi serve. Sì. Oddio, questo proviamo a prenderlo, ma questo qua serve una sega. Qua. Prendi sta roba, Ale. Ale, Ale. Medicine, per l'amor del cielo! Questa gente che si lascia morire, abbiamo detto. Questa porta è chiusa.
Allora, questa è buona. La sigaretta no. Questi no. Vai. Allora, questo è buono. Questa boh. Non è prioritaria. Oddio. No, in realtà sì, è prioritaria. È prioritaria come l'arma perché io devo fare l'accetta, mi serve qualcosa di un pezzo affilato, un componente affilata. Prendi l'arma, Ale. Complicazione. Bene. Ok, corri all'uscita, vabbè, qualcosa abbiamo preso, medicinali sicuramente, insomma. Un po' di medicinali, un po' di medicinali, un po' di roba. Insomma, il cibo, fortuna, sta diventando più freddo. Allora, è strano si muove la malapena. Cioè... Allora, calmi, eh. Li cuciniamo da mangiare. Ce l'abbiamo dall'acqua? Devo trovare medicine migliori, insomma. Comunque, vabbè, la ferita si è curata. Allora. 4, 8, 2 di 2 posso fare, quindi benissimo. Qua, quindi mi servono... Oh no. Finito tutto il legno, vai, produci. Mamma mia, che fatica, amici. Bruciare materiali così. Vai. Meglio di niente. Poi mi servirà pure un letto. Allora. Dai da mangiare il cialtrone qui. Muore di fame. Muore di qualunque cosa queste qua, dai. Mangia qualcosa. Io sto andando sulla tempia, ma vabbè, dai.
Non ci formalizziamo. Allora, ha fame ancora. Allora, io non lo so, medicine non è servita a niente portarle. Vediamo un attimo, potrei. Potrei dargli due di dopo là. Però dagli due topi. Sì. Ascoltami per favore, sì. Piacere, mio piacere. Tu chi sei? Milena. Unica famiglia, volevo da sono un bambino. Il problema di là, cosa porta qui? Di come poco, sto tornando. Ok, vabbè. Sì. Molto bene. Sì. Mi siete da qualcosa, dire il vero, ma sto quando un uomo ferito davvero bisogno di cibo e medicine. D'accordo, per sto presto vedi cosa posso fare. Devo tanto di tenere su la collezione famiglia. Va bene, ok, quindi. Va bene, molto bene. Allora, Alessandro servono medicinali. Ragazzi, allora. Io suggerirei di fermarci qua per oggi. Anche se in realtà poi volta dopo che riprendo il. Che riprendo la partita, dovrò ricominciare da questa giornata, dal secondo giorno, quindi dal giorno. Quindi questa fase la rifacciamo. Però ragazzi, insomma, abbiamo ricominciato l'avventura, non è andata bene la precedente. Sappiamo che dobbiamo tenere duro e non consumare mai le opere d'arte. Al massimo, se le dobbiamo utilizzare, le utilizziamo a fin di bene, mai bruciarle. E quindi sostanzialmente la vita si fa più complessa. Io vi saluto ragazzi, vi ringrazio della compagnia, ciao Gabbone, ci vediamo la prossima volta, per nuove mirabolabili avventure.